Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Cantare in in libertà. Eccoci nello spazio da dedicare ai vocalizzi e questa è la terza parte dedicata alla puntata degli acuti, come gestire gli acuti. Ci aiuterà in questa puntata Maria Dumi. Ciao a tutti. Per le voci femminili ovviamente. E il vocalizzo di oggi ci servirà per mantenere gli acuti, diciamo, per mantenere dei suoni lunghi. Quindi il vocalizzo che faremo sarà questo qua. Vi faccio ascoltare prima. Diremo vai. Quindi vai. Ci fermiamo prima sulla quinta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Vai. Quando stiamo sul sol, diciamo sulla quinta nota, cerchiamo di mantenere il suono lungo e disteso. Se riusciamo alla fine mettiamo anche un po' di vibrato, chi ci riesce lo può fare, altrimenti anche semplicemente dritto. Ve lo faccio risentire l'ultima volta. Esempio di una canzone famosissima che ha dei suoni molto lunghi e tenuti è tipo I Will Always Love You di Whitney Houston. E vi facciamo sentire un pezzettino cantato da Maria. Avete visto, c'è sia la nota tenuta, però subito dopo quel suono si continua ad andare su con le note, perciò questo vocalizzo sarà, perché in moltissime canzoni dopo che abbiamo avuto la nota tenuta si continua comunque a tenere il suono su, e questo è importante perché quando noi abbiamo una nota ferma, anche il fatto di pensare di voler salire subito dopo ci fa mantenere il suono sostenuto. E lo stesso esempio lo possiamo fare con il brano di Baglioni, Mille giorni di te e di me. Vediamo. Mille giorni di te e di me. Visto mille giorni di te di me, ti presento, dopo il suono tenuto continua a salire ancora un po' Baglioni, quindi questo esercizio è molto importante proprio per mantenere una nota e pensare che subito dopo dobbiamo continuare a sostenere quel suono. Ma andiamo ai vocalizzi. Cantare in libertà. Ora partiamo come sempre dalle voci più gravi, quindi dai bassi per quanto riguarda le voci maschili, oppure dai contralti. Tu che sei un contralto. E quindi partiamo dalle voci più gravi e vi facciamo ascoltare sia per i maschietti come sarà che per le femminucce. Quindi per i bassi sarà così. Sapete che io non sono un basso, ma sono un tenore, ma questa sarà la profondità del suono. Per le donne sarà così.
persa nei toni. Si saranno già fermati anche i contralti, però Maglia ci dà una mano fino alla fine. Dai, vediamo se ci riesci. Bravissima. Io mi fermerei qua, poi le voci possono continuare, quelle più acute a salire, ma siccome molti di voi saranno da soli a fare questo esercizio, io direi di non esagerare con l'altezza e quindi torniamo indietro. Provate voi. Questa nota, se avete la possibilità di farvi accompagnare, tipo vai. Noi per esigenze di tempo, siccome fra un quarto d'ora inizia un film, dobbiamo andare al cinema. Non sto scherzando, però insomma abbiamo capito. Voi.
gravi. Fermiamoci qui, poi ci sono dei bassi che vanno ancora più giù, anche dei contralti che vanno con la voce più in basso, ma noi più o meno ci fermiamo in una zona che mediamente hanno, questo range che hanno tutti. Bene, io ringrazio Maria Duni. Grazie a te, maestro. Per averci dato una mano e vi diamo appuntamento. Alla prossima puntata. Ciao!